Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo unboxing. Tra l'altro, chi è che mi segue da un po' più di tempo si ricorderà questa vecchia postazione. Questi giorni sto facendo dei lavoretti che non potete vedere, voglio fare una sorpresa e quindi utilizzo questa postazione. Dunque ragazzi, nuovo unboxing. Tra l'altro vedete questo scatolone, adesso non vi sto a spoilerare altro. Ecco, ne ho uno uguale, identico, che quindi uscirà nelle prossime settimane. Quindi preparatevi perché sono due scatoloni pieni uguali. Dunque ragazzi, lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, perché qua c'è della roba che mi servirà per l'italiano kayak acque interne, la selezione, e speriamo anche che mi serve per la gara finale e quindi vincere, e anche per l'italiano predatori da riva. Qua c'è qualche piccolo spoiler, però superiamo i 120 mi piace per questo video. Preparatevi perché settimana prossima esce un gran bel video, quindi non mancate. Poi direi di partire, quindi via con la sigla. Ragazzi, qua si vede già qualcosa, partiamo subito da questo che è quello più ingombrante e quindi me lo posso togliere. Questo in particolare, che vedete che è enorme, è il guadino della Tubertini, il logo folder. Quindi un guadino che si può aprire. Ecco, è anche difficile da tenere perché è grande come me. Ecco, se volete catturare tipo un pesci della grandezza di The Fisherman Max, questo è perfetto perché ci sto dentro, è veramente enorme. Allora, una cosa che apprezzo molto di questo guadino è che, vabbè, può essere chiuso, ma a differenza di molti guadini che può essere chiuso, quindi può essere chiuso per due motivi. Perché per motivi di trasporto, quindi lo facciamo un pochino più compatto. Guardate, così non è neanche così esagerato. Ma secondo motivo, perché possiamo tenere il pesce in acqua chiuso in modo che non salti fuori. E fidatevi ragazzi, è una cosa molto utile, perché è successo un sacco di persone, tra l'altro anche a me. E diciamo che quando ti salta fuori un pesce veramente grosso non è il massimo. E dato i precedenti del guadino dell'altra volta con il percone, direi così sono bello preparato. Questo guadino ha una bella particolarità. Intanto, vabbè, la rete in gomma che è veramente eccezionale. Abbiamo un sistema diverso rispetto agli altri guadini richiudibili in questa maniera. E adesso vi faccio vedere un po' come funziona. Questo guadino, sul lato posteriore del blocco, abbiamo questo tastino qua che quando viene aperto blocca. Quindi quando noi ce l'abbiamo in questa posizione qua, magari per portarcelo dietro, e possiamo tenerlo così bloccato e a differenza degli altri guadini non si chiude, e questo è molto utile perché il mio vecchio guadino che avevo richiudibile mi si chiudeva ogni volta ed era scomodo. Seconda cosa riguarda il palo, cioè il manico, diciamo. C'è un dispositivo di apertura e chiusura, quindi non è scorrevole del tutto. Se noi lo giriamo in senso orario si blocca, quindi non potete muoverlo neanche se volete, quindi potete tenerlo anche chiuso così e mettervelo in sullo zaino, appeso allo zaino, come volete, e questo secondo me è una cosa molto utile. Se noi lo giriamo in senso antiorario si sblocca il palo e diventa scorrevole. A differenza di altri guadini, secondo me è molto meglio. Molto. Poi abbiamo una rete che è veramente capiente, ci può stare un luccio da 1,30 m oppure due perca da 82 e ci stanno pure larghi. Ci sto pure io, se volete dentro, se volete catturarmi è il guadino giusto. E quindi direi ragazzi, se avete bisogno di un grosso guadino, niente meglio di questo. Rispetto ad altri guadini che trovate sul mercato è di qualità superiore. Poi passiamo, piccolo pacco che si può già intuire, ovvero il mio nuovo mulinello Dust, il nuovo Dust. Ho preso il Dust 3000 perché è veramente un signor mulinello, me ne sono completamente innamorato. Andando, appoggiamo qua la scatola. E
tiriamo fuori dal sacchetto. E questo andrà abbinato alla Blackwater 520. Perché un 3000 e non un 2000? Perché il 3000 praticamente è grande come un 2000 e pesa uguale. Cioè, nel senso, pesa come un 2000 tradizionale. Ha un rapporto qualità-prezzo veramente buono. Come vedete, la manovella va avvitata direttamente. Ecco qua. È veramente bello. L'avevo già provato e mi ha stupito. Cioè, guardate, è grande come il mio Radon 2000. Seconda cosa, perché il Radon più avanti mi servirà ad altre cose e soprattutto la taglia 3000 mi ritornerà utile più avanti, soprattutto verso settembre. Non vi anticipo niente. Comunque, un ottimo mulinello. Abbiamo il pomello in Eva e sughero che permette un grip anche da bagnato, l'ho provato. Veramente leggero, compatto, una grossa bobina per permettere lunghi lanci. Guardate qua che spettacolo. Parla da solo. E abbiamo una bella manovellozza abbinato alla Blackwater. Fa un abbinamento da paura. E soprattutto la taglia 2000 l'apprezzeranno molto quelli che vanno a trote. Che se andate a trote provatelo perché è veramente piccolo, compatto e perfetto per pescare a trote in torrente. Invece la taglia 3000 sarà veramente veramente tanto apprezzata da chi va a spigole. Fidatevi ragazzi, è un signor mulinello per andare a spigole questo. Sei cuscini Tesfera, bobina maggiorata e alleggerita, e parla da solo questo mulinello, guardate qua. Cioè sta in una mano. Tanto lo appoggiamo qua perché qua c'è un altro bel po' di roba che andiamo a tirare fuori subito. Allora, primo che mi capita la mano, Hybrix, colore Fire Tiger. Questa esca viene molto sottovalutata, però c'ha del gran potenziale. Andrete a vederla nei prossimi video, molto probabilmente. È un'arma micidiale contro i siluri. Ve lo consiglio assolutamente di provare. Oltre alla palla in oro abbiamo dentro la confezione anche una palettina in plastica per fare tipo un shad normale. Però vi dico, provatelo con la paletta. Poi, oh, il mio amato Flat Rear da 10 grammi, colorazione verde, immancabile. Ne ho ordinato un sacco perché mi serviranno molto quest'anno. Praticamente abbiamo versione piccola e versione enorme. La Trier colorazione rosso, 20 grammi questa volta. Eccolo qua. Potete notare le differenze. La Trier rosso, 10 grammi. Poi la Trier verde, 10 grammi. Flatrear verde 10 grammi, Flatrear rosso 20 grammi, perché mi servirà per pescare più in profondità e anche volendo più veloce. Flatrear 10 grammi rosso, altro Flatrear 10 grammi rosso, Flatrear 20 grammi verde, 20 grammi rosso, Ibrix 45 grammi che non ho detto prima. Sempre colorazione Fire Tiger, altro Ibrix, penultimo Ibrix ed infine ultimo Ibrix. Poi qua cosa abbiamo? Altro Flat Rear rosso. Qua raga, sto facendo una montagna di roba. Flat Rear rosso 20 grammi. Poi qua abbiamo Crazy Pansy 60, che è un VTD veramente carino, che volevo da tantissimo tempo. 4 grammi. Guardate che bellissimo, guarda che bello. Questo sarà l'arma che utilizzerò quest'anno a Cavedani. Cioè, guardate che bello. Questo, ragazzi, tutta questa estate a Cavedani, vi dico, queste Spidex se la giocano. In più, lo andrò ad utilizzare anche reali e spigole. Dico questo, Poi vedete voi se iscrivervi al canale e lasciare like, eh? Dico niente, eh!
Ci saranno delle cose veramente fighe quest'anno, eh. Mi sono fatto un culo così per farvi. Dico niente perché dopo rovino la sorpresa. Ne abbiamo un altro, sempre stessa colorazione. Andiamo in loop, un altro identico. Flat Rear verde, 20 grammi. Flat Rear 10 grammi, rosso. Siamo agli ultimi. Flat Rear verde, 20 grammi. Crazy Pansy 60, colorazione bianco. Madonna raga, che colorazione. Guardate che colorazione. Ma è spettacolare. Io questo ci faccio un quadretto e me lo prendo. No, perché è troppo bello. È troppo bello. Testa scura, codina gialla, corpo bianco. No, ma a me fa un peccato buttarlo in acqua, ragazzi. Cioè, ma che robetta? Ma che robetta? Flat Rear 10 grammi verde, Crazy Pansy 60 bianco, Crazy Pansy 60 bianco e Crazy Pansy 60 bianco. Ok, abbiamo qualche VTD. Infine siamo agli ultimi pezzi. Crazy Pansy 60 verde, 60 verde e Crazy Pansy 60 bianco. Aspetta, c'è ancora. Flat Rear verde 20 grammi. È finito. E c'è un altro pacco. Ragazzi, mi raccomando, lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, bombardate il video di like. Guardate quanta roba. Quanto ben di Dio. Dunque, direi che per questo video è tutto. Vedrete queste cose nei prossimi video perché Madonna che video che sto registrando e andrò a registrare. Dunque, non vi lascio spoiler perché meritano veramente, quindi non perdetevi ogni mercoledì sul canale. E quindi direi per questo video è tutto. Ciao a tutti!